Ciao. Sono Sebastiano con Kumiko. La Sailor senza testa è proprio una mania, eh? Il Pokémon coi Lego. Erano 12.800. Questa qua dovrebbe essere Kitagawa Keiko, che per chi non lo sapesse è la gnocca delle gnocche di bambù. Abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti! Pepperebè! Per festeggiare, Sebastiano Serafini, in partenza per la Corea, andrà a comprare tutte le cose di Sailor Moon che può con 10.000 yen nel nome della luna! Sarà il regalo omiage per Seoul Mafia al suo arrivo. Konnichiwa! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video Seba e... Kumiko! Oggi abbiamo una missione importante perché andiamo... Andiamo... A prendere... A prendere... L'omiyage per Seoul Mafia di... Seram! Sì! Praticamente spenderemo 10.000 yen e vedremo che cosa riusciamo a comprare. Comunque questo è il video 10.000, il video 10.000 è lo speciale per tutti voi, grazie mille per essere iscritti a questo canale. Tranquilli, non è una cifra esorbitante, però per me anche poco vuol dire molto, quindi grazie mille sempre per seguire e spero che questo video vi divertirà. Siete pronti? Sì! Andiamo a prendere il regalo per Seoul Mafia. Yeah, yeah. Ah, come va? Come va? Come va? Bene. Oh, vedete che sta imparando. Comunque grazie mille, sono contento che vi sta simpatica Kumiko. Qua ci investono. Sare ga ichiban suki datta? Seram. No naka ni tare? Da cara, Tekito! Ti ho chiesto qual era il tuo personaggio preferito in Sailor Moon? Sailor Moon ovviamente, secondo me è l'unico che conosce. E con... Tan 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 tan. Mamma mia, erano 10 minuti che cantavo questa canzone. Ero convinto che fosse Sailor Moon e invece era Dragon Ball. Ah, vacata, vacata. Gomenne. Sapete cosa vi dico? A fine di questo video, quando ci sono le schede di chiusura, vi canterò un pezzettino di Sailor Moon. Quindi mi raccomando, guardate questo video alla fine, perché poi potrete sentire 20 secondi della canzone di Sailor Moon cantata da me. Praticamente gli ho appena detto che nel video, sapete dove ho fatto con lei lo bento? Non so quale esce prima, comunque nel video dello bento o anche quello del Hanami per i 10.000 di Pasqua, alla fine del video canto la canzone di una canzone dedicata ai Sakura. Se non ve lo siete visti male, correte a vedervelo e ascoltatevi gli ultimi 20 secondi perché sono da non perdere. Seba canta la canzone di Sakura a cappella per voi. Ma quanto vi voglio bene, quanto vi voglio bene. Nakano è un po' la patria dei manga. Mi assomiglia? Niteru? Nitene? Niteru. Ecco qua che mi hanno fatto anche una fanata mia insaputa. Kumiko va Corea? Questa è Kumiko, adesso diventiamo un'idea. No, te l'ha detto che non è lei, no, non è lei. Ecco qui, siamo a Nakano Broadway. Praticamente è bello perché non vengo quasi mai neanch'io. Ma ti ho tomodachi nanda kedo, skisona mono katagite. Ok, quindi anche lei si metterà d'impegno per comprare un bel regalo per Seoul Mafia. Yeah. Ah, guarda Seoul Mafia che ti ha detto che vuole incontrarti, quindi vienici a trovare a Tokyo. Oh, che figa sta giacca di One Piece. Uno di voi lo conosceva questo personaggio, me l'avete scritto nei commenti. Io questo qua ho fatto una fatica per collezionare tutti i punti dei Lawson e adesso te la vendono per 5 euro. Questa è la giacchetta che ho messo nel video di Alive. Se non vi siete visti il video di Alive, Trailer, aiutami. Ne avevamo trovati un botto, ma c'è scritto che non sono in vendita. Perché questa chibiusa che è così odiosa costa così tanto? Me lo spiegate? Questo qua secondo me per Seoul Mafia è fantastico. Ah, tutti Mario. Oh, mi ha detto Kumiko che queste ce li aveva da bambina. Io ho chiesto, non è che ce li hai ancora, che così veniamo qua a venderle. Questa qua costa tipo 5.000 yen. Questa qua è tipo... cos'è? Che Sailor è questa? Scrivetemelo nei...
Questa mi sa che è Luna, che è la sua versione umana. Ok, abbiamo fatto i primi acquisti, abbiamo speso il 28% del nostro budget. Adesso vi mostriamo che cosa abbiamo comprato con i primi 2800 yen. Abbiamo comprato questa spilletta. Questo, con questo qui, tabum, sul mafia gatsukayasu, perché c'è anche il lip, vedete? Questo sono sicuro che ti servirà, Marco, perché vedete, puoi anche passare il rossetto. E poi questa che è Sailor Mars, perché era la Sailor che costava di meno. Ok, let's go on. Ok, abbiamo speso altri 1600 yen. Abbiamo preso Sailor Mercury, versione così, e poi... poi ne abbiamo preso un'altra che non sappiamo che Sailor è. Ah, Satan, Satan. Ma non c'era un personaggio di Dragon Ball che si chiamava Satan? Dai, che scherzo, so benissimo chi è. Questa è Sailor Octavia. Però io non ho mai capito perché non l'hanno fatta versione adulta, che sarebbe stata mille volte più ficca. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo ancora 6500 yen da usare per il nostro Soul Mafia. Vediamo se qua c'è qualcosa. No, questa è Sailor senza gambe. La Sailor senza testa. Che brutta questa, è bruttissima. Che è? Cioè, poi c'ha la testa, cioè, ha usato il fondotinta sbagliato. Questa è Ariel Chigo. Col fondotinta sbagliato. Vedete cosa succede se siete una sirena e lasciate la testa fuori dall'acqua? È proprio una mania, eh? Anche qua la nostra Ariel ha sbagliato fondotinta. Questa Cinderella a me fa paura non poco. Cinderella. Cinderella, appunto, Cinderella. È la Cinderella morta, quindi è Cinderella. Abbiamo ancora 4720 yen. E adesso abbiamo appena comprato questa Sailor Jupiter con il gelato in mano e poi Milord. Fatto donna Sailor gamma da catenai? Da te, allora, sei lo Masaru, a tutto re? Sei la Venus, ma non hai? Nanimo. Venus, to, ma Shijinko. Ah, Shijinko, non abbiamo niente neanche di Sailor Moon. Non siamo riusciti a collezionarle tutte. Ah, praticamente, siccome stiamo cercando di prendere una minchiata per ogni Sailor, dobbiamo essere sicuri di che cosa abbiamo preso, perché abbiamo uno scettro e non sappiamo di che Sailor è. Stiamo cercando di capire di chi è questo simbolo. Voi lo riconoscete? Penso che sia o Sailor Nettuno, Urano, o al massimo può essere tipo Pluto. Però adesso lo scopriamo. Spero che non sia Sailor Saturn. Bene, abbiamo scoperto che era questo, e quindi il simbolo di Sailor Pluto. A posto, già Pluto muore. Ok, Ine. Allora, ce li siamo dovuti scrivere. Allora, la Mercury ce l'abbiamo, Mars ce l'abbiamo, Jupiter ce l'abbiamo, ato Pluto, ato Saturn, Jackson ga Moon, Venus, Urano, Neptune, Kibiusa. Ok, abbiamo 4000 yen per prenderne 1, 2, 3, 4, 5. Riusciremo a prendere tutte le Sailor? Riusciremo? Non ci riusciremo? Non lo so se ce la faremo o meno, però ce la metteremo tutta. Continuiamo la ricerca. Qua sono sicuro che ce li hanno, perché ci sono stato qui con Lilletta, quindi sicuro qua qualcosa avranno. Allora abbiamo deciso di prendere di nuovo la Saturn, perché non vorrei che Soul Mafia confondesse quello del rossetto per un'altra Sailor. Poi abbiamo trovato Sailor Nettuno e abbiamo anche Sailor Venus. Poi vorrei prendere di la cover dell'iPhone che mi aveva detto, ma non mi ricordo che iPhone era il suo, quindi te lo porto la prossima volta, tanto ti rivengo a trovare forse a maggio. Sorry. De kiru kana? Atodore ga hitsuyou kana? Munto. Eto Urano e Chibiusa. Non la chiamiamo Chibiusa, mentre qui si chiama Chibiusa. Questa è la versione anime di Telespalla Bob, per caso? Sembra la versione anime di Telespalla Bob, lo sapete, dei Simpson. Eccomi qui in versione anime. Non sapevo che alla Nakano Broadway c'era anche un hair salon. Qua, se volete fare cosplay, Sailor Galaxia. No, però non ci mettiamo anche a prendere le varie Sailor Galaxia e minchiate varie, se no coi 10.000 yen col cavolo che ci stiamo. Cioè, questa dovrebbe essere, ve l'ho detto anche l'altra volta che sono stato qui, però questa qua dovrebbe essere Kitagawa Keiko, che per chi non lo sapesse è la gnocca delle gnocche di bambù. Anche nella nostra classifica delle 5 gnocche più belle, se non vi siete visti il video andatevelo a vedere, l'abbiamo messa al primo posto. Sarebbe questa, ma non ci assomiglia. Amo, mitsukaranai, doushou. Non le troviamo le altre tre, mannaggia. Vediamo se qua ci sono. Comico si arrabbia. No, no, con questa non ce la facciamo. No, too much. Cavolo. Mi chiedo come mai tipo Sailor diverse hanno prezzi molto diversi. E non è che è sempre la stessa Sailor. La nostra comica era felicissima. Oh, che culo, guarda, quella cosa è grande, solo 1200 yen. Erano 12.800. Da me dai, oh, non sono in giro se no. Che mi fai questi brutti scherzi che poi ci rimango male? Oh, che carino. Già, e te, comico? Nanika, dopo ni. Koko mannaka. Shopping. Ci siamo persi, non sappiamo più dove stiamo andando. Ci mancano ancora tre Sailor. Cavolo, Marco, cioè la odiano tutti, Kibiusa, mica te la devo prendere, dai. Adesso la nostra Kumiko entra per vedere se c'è una Sailor Urano. Pre? Sì, ci do.
Questa non è Sailor Moon, ma che cavolo è? Sei Niteru. C'ho un Niteru. Sugoi Niteru. Guarda, io sto facendo, io veramente mi sto Questa ha una paura pazzesca, guardate che brutta. Oddio, no dai, non è brutta, diciamo che a me non piace, scusate. Che fighi, i Pokémon con i Lego. Per Sailor Moon abbiamo deciso di prendere le carte di Sailor Moon. Ci mancano ancora due Sailor, ci manca Chibiusa e Urano. Riusciremo con i pochi soldi che ci rimangono? Lo scopriremo tra un po'. La pannocchia, ah no, non è una pannocchia, accidenti. Se era una pannocchia ti avrei preso anche questa. C'è la banana. Questo, oh, non so cosa serve questa. Scrivetemela nei commenti e scrivetemi anche cosa pensate che sia. Cancelliamo anche Moon perché abbiamo preso le carte di Sailor Moon. E adesso ci manca solo Chibiusa e Urano. Le carte però sono fighe, dai. Ammetti, Soul Mafia con bel regalo. E tra l'altro c'è anche dei personaggi che, tipo, c'è la regina Periglia, tipo, la famiglia. Questa è la principessa Serenity del passato. La Sailor Ombra anche. Bello. Scusate, ma che cos'è questo personaggio? È bruttissimo. Anche mezzo pelato, ma cos'è sta cosa? O magari è qualche youtuber famosa, non lo so. Sì, abbiamo trovato anche le ultime due, perché ci abbiamo la Urano e anche la Sailor Chibiusa. Quindi cancelliamo Chibiusa e Urano e andiamo a comprare queste due. Bene, quindi con gli ultimi soldi compreremo il super gelato di Nakano Broadway. Oh, si chiama Daily Chico. Daily Chico, ce lo trovate su Facebook e anche su Twitch. Ok, adesso ce lo prepara. Tutti desca. Arigato. Guardate qua che ce lo prepara. Ci hanno detto che possiamo fare le riprese tranquillamente. Poi leggiamo che cosa c'è scritto. Sono tutti gusti diversi. Oh, però costa solo 4 euro. Non è tanto. Tipo 4500 yen per sto gelato con coico. Amaristo Gainetto. Si sta già sciogliendo. Oh sì? È buono? Che lo assaggio anch'io. Ok. Questo qua beige, che gusto sarà? Tadakimasu. Questo ha il gusto di caramello. Questo ha il gusto di matcha. Questo è cioccolata. Questo qua arancione ha il gusto melon. Questo ha il gusto caramello. Questo ha il gusto di caramello. Milk. Questo tipo di gelato soft cream ha il gusto di strawberry. A me proprio non piace. Oh mio Dio, sembra la torre di Pisa. Si sta un pochino spostando, ma non ci preoccupare. Dai, giù di ciò. Una mia amica che si chiama Sharla, che adesso vive in Corea. Tra l'altro voglio andare a trovare anche lei. Abbiamo fatto un manga insieme. Se non l'avete visto, andate a vedere. Seba Gaichi Maskina, Kyoku Dore Desuka. Qual è la tua canzone preferita di Sebastiano Serafini? Tornado? La sua canzone preferita è Tornado. Ve la siete mai vista Tornado? Tre lati di te. Waking up as the sun goes down, meeting up with some boys in town, we're on our way. On our way. Sono irrabbiato. Praticamente prima il gelato ci è caduto, ma non si è registrato quel pezzo. Uffi. Kanashi? Ice cream zammendate. Si è caduto ma non abbiamo potuto registrarlo. Comunque vabbè. Cosa abbiamo comprato? Selam. Sì. Poi? Mercury. Ne abbiamo due. Poi abbiamo preso Mars, che si vede anche il culo. Poi abbiamo preso Urano. Quindi ce l'abbiamo tutte. Abbiamo fatto molta fatica ma le abbiamo prese tutte. Poi abbiamo Chibiusa, Saturn. Poi abbiamo Sailor Giove. Poi abbiamo questo un po' a caso. Poi abbiamo Vina, Sailor Neptune, Sailor Plutone e il rossetto di Sailor Plutone. Quello ci bandaggi. Questa è la cosa che ti piacerà di più sicuramente, Soul Mafia. Comunque vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi spiace che non avete visto il nostro ice cream cadere, ma comunque vi salutiamo. Grazie per i 10.000 iscritti. Grazie per i 10.000 iscritti. Yeah! Non ha capito niente, comunque va lo stesso. Spero Soul Mafia che tutta sta Sailor minchiate ti siano piaciute. Ci vediamo presto in Corea e un ciao ciao. Ciao. ごめんね、素直じゃなくて夢の中なら言える思考回路はショート寸前今すぐ会いたいよ